Civile Digitale entra nel vivo con questo nuovo servizio che è anche innovativo rispetto a quanto viene fatto anche negli altri comuni in Calabria, perché i ragazzi tramite questo progetto, si chiama Digitali Uguali, praticamente daranno assistenza ai cittadini per quanto riguarda tutte le pratiche che si possono fare online che riguardano la pubblica amministrazione. Ad esempio l'attivazione dello SPID, come sappiamo lo SPID viene utilizzato per avere l'accesso in tutti i siti della pubblica amministrazione. Pertanto i ragazzi avranno questo ruolo, tramite queste postazioni aiuteranno i cittadini ad attivare la loro posizione SPID, o lo stesso varrà anche per la posta elettronica certificata, cioè daranno assistenza al cittadino per creare la posta elettronica certificata che poi appunto il cittadino utilizzerà per comunicare con l'ente, col comune di Bagnara. Ma abbiamo pensato anche ad altri servizi, perché abbiamo con i ragazzi, siamo andati a vedere quelle che sono, diciamo, le esigenze delle famiglie. Da qui nasce ad esempio l'idea di dare anche supporto a tutti i servizi online della scuola. Come sappiamo ormai per iscrivere i nostri figli a scuola bisogna compilare dei moduli online, si fa tutto ormai tramite i portali web, e pertanto tramite questi desk i genitori saranno aiutati dai ragazzi a fare queste operazioni online per iscrivere i figli. Lo stesso varrà anche per tutta la modulistica tributaria, per il pago PA. Come sappiamo, molti dei tributi comunali si pagano con questo nuovo sistema del pago PA e pertanto i cittadini troveranno assistenza anche in quest'ambito. Ma si potrà attivare tramite il desk anche una semplice mail, perché come sappiamo il comune accetta anche comunicazioni tramite mail, perciò i cittadini avranno assistenza per creare il loro account di posta elettronica. Insomma, tutto quello che è digitale, perché infatti il progetto si chiama Digitale Uguali, perché il progetto appunto del Servizio Civile Universale è quello di dare un supporto alla cittadinanza, e i ragazzi si occuperanno anche di questo aspetto. Ma ricordo anche che comunque il loro compito spazia anche in altri ruoli. Come diceva il sindaco, ad esempio stanno supportando gli uffici per aggiornare il nuovo sito web comunale, ma soprattutto hanno creato un bel progetto che vedrà la luce a breve, infatti penso che ci rivedremo presto, perché loro hanno fatto un bel progetto turistico su Bagnara e stanno creando in questo momento, stanno lavorando alla creazione del sito web turistico. Pertanto, oltre ad aggiornare il sito web istituzionale, implementeranno e aiuteranno l'amministrazione ad aggiornare il sito web turistico che è in fase di realizzazione. Poi c'è l'altro progetto Social Hub, che appunto è dedicato maggiormente ai social network. Sono sei ragazzi che si occupano di questo. Social network, pertanto, cosa significa? Creare ed incrementare le pagine social del comune. Hanno anche un ruolo attivo, perché come sapete noi abbiamo un servizio pure innovativo, che è quello delle dirette del Consiglio Comunale o di altri eventi che fa il comune in diretta. E loro sono stati addestrati dal mio ufficio anche ad occuparsi di tutte queste gestioni multimediali, pertanto la gestione della diretta online del Consiglio Comunale o di altri eventi. E da oggi parte anche il nuovo canale Instagram del Comune, pertanto il Comune, oltre ad avere la pagina social, la pagina ufficiale su Facebook, avrà anche il canale Instagram, e partirà proprio, che si chiama appunto, una pagina dedicata al servizio che fanno loro, dove però verranno veicolate anche informazioni le più importanti che vengono prese dalla pagina Facebook del comune, o comunque soprattutto abbiamo intenzione, tramite il canale Instagram, che appunto è un social dedicato maggiormente alle immagini, alle foto, veicolare le belle immagini di Bagnara tramite questo canale, e andrà praticamente in pari passo con il nuovo sito web turistico. I servizi sono gratuiti, cioè il servizio che fanno i ragazzi è gratuito. Ovviamente i gestori che, ad esempio, dello SPID oppure della posta elettronica certificata, in alcuni casi chiedono degli oneri che sono a carico del cittadino, ma il servizio che offre questo sportello è completamente gratuito, perché appunto, come diciamo, è un servizio di consulenza. Pertanto fa parte dell'ambito del servizio civile, perciò viene erogato in maniera totalmente gratuita. Inoltre, i ragazzi aiuteranno anche nelle varie fasi, se si tratterà di accompagnare una persona anziana alla posta, perché come sappiamo quando si attiva lo SPID c'è anche la parte
che si deve fare presso l'ufficio postale, perciò loro danno supporto anche in questo, perché loro hanno la possibilità anche di fare servizio esterno al comune, come già hanno fatto, ad esempio sono stati in giro nel paese per raccogliere tutta la parte multimediale e fotografica per il sito web turistico. Pertanto è un servizio a 360 gradi che riguarda la parte digitale, che noi penso che estenderemo anche alle scuole. Questo va in linea, questo nuovo servizio che da subito sarà disponibile come assistenza al cittadino, e nell'ottica di quello che era stato ed è il nostro programma politico amministrativo di questi 5 anni. È già stato dal 3 ottobre, noi avevamo già aperto agli uffici con un aumento di più di 6 ore di servizi presso gli uffici stessi, quindi dalle 8 ore che settimanalmente prima del nostro insediamento erano gli uffici aperti, siamo a 14 ore settimanali. E io non posso che non ringraziare tutti questi nostri ragazzi, concittadini, che praticamente stanno dando una mano veramente agli uffici. E anche la segretaria comunale ha avuto modo di apprezzare, di poter riconoscere quanto si sta facendo anche nell'aggiornamento e nella messa a punto del nuovo sito istituzionale. E il tutto coordinato dal dottore Calabro, che li sta seguendo dall'inizio, è un lavoro di squadra, quindi io sono contentissimo che il cittadino all'ingresso del Palazzo Comunale potrà richiedere quei servizi che sicuramente avrà modo il dottore Calabro di rappresentare in particolare. Quindi è un momento importante, altri ne seguiranno, e questa è l'ottica dell'amministrazione pistolesi di qua in avanti.